Nel video di oggi sono una bambina che purtroppo nessuno vuole adottare. Ma poi faccio una scoperta assurda. Guardate tutto il video per scoprire come va a finire. Ma ciao a tutti amori e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre vi ricordo di lasciare mi piace, iscrivervi e attivare la campanellina per le notifiche. Secondo me sarò io il prossimo ad essere adottato. I genitori vogliono sempre i maschietti. Io non ne sarei così sicura, Luca. L'ultima volta hanno scelto una bambina. Magari stavolta tocca a me. Non lo so, ma spero che tutti noi troviamo una famiglia presto. Sì, ma tu sei già grande, Giorgia. I genitori preferiscono sempre i bambini piccoli come noi, no? Sì, Giorgia, forse avresti dovuto essere adottata quando eri più piccola. Io spero che qualcuno mi adotti comunque. Bene, bambini, è ora di andare a letto. Domani sarà un'altra giornata. Ma io non voglio dormire. E se i nuovi genitori arrivassero stanotte? Sì, signora, non possiamo aspettare ancora un po'. Tu su, niente storie. Se non riposate, non sarete pronti per raccogliere chi verrà domani. Forza sotto le coperte. Buonanotte a tutti. Spero che domani porti buone notizie per qualcuno di noi. Giorgia cara, forza anche tu. Non perdere la speranza. Commetto che adotteranno noi due. Giorgia è troppo grande ormai. Già, i genitori vogliono bambini piccoli, non quelli grandi come lei. Forse hanno ragione. Forse non mi vorrà mai nessuno. Beh, tanto vale che Giorgia si prepari a stare qui ancora per molto tempo. Poverina, mi dispiace per lei, ma è così che funziona. Non sarò mai adottata. Bambini, buone notizie. Oggi è un giorno speciale. Una coppia è venuta per adottare. Non uno, ma ben due bambini. Due bambini? Siamo sicuramente io e Martina, vero? Sì, è la nostra occasione, lo so. Signora, io sono stata scelta. Sarò adottata anch'io. Cara, ne parleremo più tardi, va bene? Per ora facciamo in modo che tutto vada bene per Luca e Martina. Va bene. Ragazzi, lasciatemi piace entro 3 secondi se pensate che dovrò essere adottata anch'io. Lo sapevo, ci hanno scelto. Martina, siamo finalmente stati adottati. Non posso crederci, andremo a vivere insieme in una vera casa. Sono felice per voi, davvero. Te l'avevo detto, Giorgia, nessuno adotta i bambini grandi. Mi dispiace, Giorgia, ma forse un giorno qualcuno verrà anche per te. Non posso crederci, sono l'unica rimasta qui al centro adozioni. Tutti gli altri bambini hanno trovato una famiglia. E io? Perché nessuno mi vuole? È così triste vedere tutti andare via, mentre io rimango qui. Giorgia, mi dispiace che tu ti senta così sola. So che è difficile essere l'unica rimasta. È come se il mondo intero mi avesse dimenticata. Ti prometto che un giorno verrà qualcuno anche per te, Giorgia. Davvero? O lo dici solo per consolarmi? No, lo dico perché ci credo. Sei speciale, Giorgia, e qualcuno vedrà quel valore. Vorrei tanto crederti, ma ogni giorno che passa diventa più difficile. Non perdere la speranza, piccola. La tua famiglia è là fuori, lo so. Signora, posso chiederle una cosa? Certo, cara, dimmi pure. Chi sono i miei genitori? Perché mi hanno lasciata qui? I tuoi genitori ti hanno lasciata qui perché avevano bisogno di farlo. Avevano bisogno di farlo? Non capisco. Erano in una situazione difficile, Giorgia. Non potevano prendersi cura di te come avresti meritato. Quindi non è che non mi volevano. No, non è così. Ti volevano bene, ma pensavano che questo fosse il modo migliore per darti una vita migliore. Vorrei solo sapere chi sono e perché non sono mai tornati. Non possiamo continuare così, non ce la facciamo più. Non abbiamo abbastanza soldi per crescere Giorgia. Lo so, ma abbandonarla non possiamo farlo. Non è abbandonarla, è darle una possibilità di vivere una vita migliore, con una famiglia che può prendersi cura di lei. E se non la trovasse mai una famiglia? Non possiamo continuare a illuderci, non siamo in grado di darle ciò di cui ha bisogno. Mi spezza il cuore, non riesco a immaginare di lasciarla. Lo so, ma è l'unica cosa giusta da fare per lei. D'accordo, facciamolo. Signora, per favore, si prenda cura di lei. Non possiamo tenerla, ma vogliamo che abbia una vita migliore. Prometto che farò del mio meglio per trovare una famiglia amorevole per Giorgia. Non è colpa sua, è solo la nostra situazione. Non vogliamo che soffra per colpa nostra. Non avremmo mai voluto questo, ma non abbiamo scelta. Capisco, farò tutto ciò che posso per assicurarle un futuro felice. Grazie, grazie mille. Giorgia, ci mancherai ogni giorno, ma speriamo che tu possa essere felice. Sarà amata, ve lo prometto.
Non ci posso credere! Ho dei genitori! Giorgio, aspetta, dove stai andando? Devo trovarli, devo aiutare i miei genitori a uscire dalla povertà! Giorgio, fermati, non puoi andartene così, non sai dove cercare! Ma non posso restare qui sapendo che loro potrebbero aver bisogno di me! Giorgio, per favore, torna indietro, non puoi affrontare tutto questo da sola! Devo farlo, signora, devo aiutare la mia famiglia, devo provarci! Non posso stare qui senza fare nulla, sapendo che loro stanno lontano per sopravvivere! Ho deciso di lavorare anche se sono ancora giovane, farò qualsiasi cosa per guadagnare abbastanza soldi e dare loro una mano. Anche se non mi conoscono, sono comunque la loro figlia e devo fare qualcosa. Bene, Giorgio, sei stata bravissima oggi. Ecco la tua paga. Grazie mille, capo. Sei davvero determinata, eh? Che cosa farei con questi soldi? Sto cercando di aiutare i miei genitori. Non li ho mai conosciuti, veramente, ma so che sono in difficoltà. Sei una ragazza coraggiosa, Giorgio. Non è facile quello che stai facendo. Devo farlo. È l'unico modo per sentirmi vicino a loro. Ti auguro buona fortuna. Continua così e farei grandi cose. Grazie, non mi arrenderò mai. Signora, devo sapere dove posso trovare i miei genitori. Giorgia, non sono sicura che sia una buona idea. Non voglio che tu rimanga delusa. Per favore, signora, devo trovarli. Devo fare qualcosa per loro. Va bene, ma promettimi che sarai cauta. Non so come reagiranno. Lo prometto, dimmi solo dove posso trovarli. Vivono in una piccola casa fuori città. Ma, Giorgia, preparati a qualsiasi cosa. Grazie, signora. So che non sarà facile, ma devo farlo. Ti auguro tutta la fortuna del mondo, Giorgia. Spero che tu possa trovare quello che cerchi. Lo spero anche io. Questa la loro casa, finalmente li ho trovati. Aspetta, chi è quel bambino con loro? Hanno avuto un altro figlio? Sembrano così felici e io non ne faccio parte. Cosa dovrei fare adesso? Dovrei presentarmi e dire a loro chi sono. Ma se mi rifiutassero, se non volessero vedermi, non so che fare. Forse è meglio che rimanga nascosta. Guarda come corre nostro figlio, è così pieno di energia. È incredibile, vero? Non mi sarei mai immaginata di essere così felice. Papà, mamma, guardate, sono più veloce di tutti. Sì, tesoro, sei il nostro piccolo campione. Sei il nostro orgoglio, ragazzo mio. Non potremmo chiedere di più. Questa è la nostra vita perfetta. Non cambierei nulla al mondo. Giochiamo ancora, mamma, papà. Certo, piccolino, oggi è il nostro giorno speciale. Solo per noi tre. Li ho visti, erano così felici. Senza di me. Cosa dovrei fare? Dovrei andare da loro e rivelare chi sono. E ragazzina, chi sei? Che ci fai qui? Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi se ancora non lo siete e attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica dei video. E mi raccomando, scrivete nei commenti se volete la parte 2 di questo video. Ciao!